Cari amiche e cari amici di Outcast, bentrovati con un nuovo sala giochi. Io sono Andrea Peduzzi e questo sala giochi è dedicato a Wrath, Eon of Rin, ed è un soprattutto in prima persona sviluppato da Killpith Game, pubblicato da 3D Realms, e che utilizza tra l'altro il Quake Engine. Ce ne parla Andrea Giongiani, che l'ho provato in Early Access. Ciao Andrea. Ciao a tutti. Allora, come ha anticipato l'altro Andrea, è proprio soprattutto in prima persona che usa un motore grafico che ormai si potrebbe definire antico. Il Quake Engine è un po' modificato, quindi non è proprio quello stesso che è stato utilizzato per fare il primo Quake. Qualche miglioria l'hanno fatta, e onestamente era anche inevitabile e giusto che la facessero, per renderlo almeno un minimo compatibile con i sistemi di oggi. È palesemente uno shooter dal gusto retro. Niente dialoghi, niente elementi che vanno di moda oggi, come, che so, parti da gioco di ruolo o interazioni particolari o altro. Si va in giro, si massacrano mostri dall'inizio alla fine. Ci sono parecchi segreti, l'azione è frenetica, è letteralmente un rimando a come andavano di moda gli sparatutto 15-20 anni fa ormai. E come operazione nostalgia funziona parecchio bene, e ne stanno facendo anche parecchi onestamente di recente. C'era anche Yon Maiden, che quello era più ispirato a Duke Nukem. Quindi c'è tutta questa serie di remake che stanno facendo. Su Wrath in sé per sé, al momento è disponibile in Early Access e ci sono due livelli giocabili, soltanto due. Il gioco finale ne avrà 15 su tre mondi diversi. Loro li chiamano hub, vabbè, saranno tre mondi diversi con tre tematiche ambientali, una diversa dall'altra. Per quello che ho potuto vedere, come dicevo anche prima, è uno sparatutto frenetico in prima persona con un gran numero di nemici. Viene premiata più la rapidità e il riflesso che rispetto alla precisione. Se uno avanza lentamente, cerca magari di restare in copertura o usare tattiche che funzionano magari in un Call of Duty, per dire, qui non funzionano per niente. Non è proprio quel tipo di gioco. Dal punto di vista grafico gira sul motore di Quake, non è che ci si possa girare tanto attorno, ma è volutamente una ispirazione a come erano fatti una volta i giochi. Di per sé merita abbastanza. Ok, quindi sei rimasto soddisfatto, diciamo, da questo provato. Onestamente sì, se uno è appassionato di soprattutto d'epoca, tra virgolette, troverà esattamente quello che vuole. Mi viene il dubbio più che altro sulle nuove leve, sui nuovi giocatori, su quanto possa piacergli una cosa fatta in questo modo. Ma ho anche il sospetto che non sia indirizzato a loro, onestamente. Tornando poi a quello che ho potuto vedere, dicevo, ce ne sono, sì, tre mondi diversi, ognuno con 5 mondi da esplorare. In totale saranno quindi 15 livelli. Ma più o meno per un tempo di giocato, quanto ti ha tenuto impegnato più o meno? I due livelli che erano Sì. disponibili mi hanno dato impegnato sulle 3 ore circa. Ah, beh, caspita, è abbastanza fitto. Sì, vabbè, però mi sono pure preso il mio tempo per cercare segreti, per rigirare. E poi onestamente,
con la massima trasparenza, non ero più abituato a questo tipo di giochi. Li giocavo un tempo, ma adesso ero passato abbastanza a quelli un po' più moderni come spirito. Quindi è stato il primo impatto è stato brutale, poi mi sono tornate man mano in mente tutte le vecchie tattiche, tutti i vecchi stili. E una volta che si va di strafe, di massacro col fucilone a doppia canna, è figo. Nel senso, se piace il genere, è assolutamente figo e ben fatto. La parola chiave, però, è se piace il genere. Perché oserei quasi dire che è una cosa diversa rispetto agli sparatutto di Cioè, oggi. proprio ti viene proprio come se fosse quasi un genere a parte, nel senso per quanto sia evoluta la cosa, Ormai per al giorno d'oggi come. sì, voglio dire, soprattutto di oggi hanno elementi d'avventura, ci sono puzzle, ci sono spesso e volentieri dialoghi, hai la scheda del personaggio a volte addirittura, cioè è quasi una commistione di generi. Questo no, Wrath è... Se ti è incazzato Nero che va in giro e fai un massacro interminabile dall'inizio alla fine. E neanche posso dilungarmi più di tanto con la trama, nel senso, cioè la trama la so, te sei un tizio chiamato Outlander e ti viene dato l'incarico di affrontare dei guardiani che un tempo erano buoni, ma poi sono stati corrotti e via di massacro. Fine della Ma trama. senti, una considerazione così a caso, beh, io non sono un appassionato né un super esperto di FPS, però ci sono stati tanti generi che negli ultimi anni hanno abbandonato le radici e poi in effetti hanno proprio fuso elementi provenienti da altri generi, nel senso ci sono stati ibridazioni, non so, picchiaduro che sono arrivati a praticamente action adventure come God of War, che però provengono da picchiaduro asciuttissimi così. E tante volte adesso poi saltano fuori anche in altri ambiti un ritorno magari all'origine, ma perché il genere alla fine, prima di fondersi, aveva ancora qualcosa da dire. Secondo te, questo tipo di linguaggio qui, cioè questo ritorno, diciamo, degli sparatutto di quanto stiamo parlando 20 anni fa ormai? Sì, praticamente sì. Non che non ci siano stati giochi più recenti. No, beh, Cioè. ma secondo te Dimmi. è una cosa che, cioè, ha ancora qualcosa da dire proprio anche in termini di evoluzione. Cioè, al di là del Allora, sì fenomeno, e no. ripeschiamo quelle tattiche e rigiochiamo come giocatori che giocavamo 20 anni fa. Però, E guarda, secondo te può per ancora, me. cioè, può esserci proprio un altro percorso per questa roba qua? Guarda, onestamente per me questa è un'operazione nostalgia. Ok. Con tutti i pregi e i difetti del caso. Nel senso che se piace il genere funziona bene, ma se devo paragonarlo direttamente a degli sparatutto moderni, non è davvero qualcosa che metterei a paragone. Non nel senso che fa schifo, no, assolutamente. Ma sono proprio due cose diverse. Cioè. Prendiamo ad esempio l'ultimo Call of Duty. Non c'entra niente. È come se fossero due giochi completamente diversi, come un simulatore di volo e FIFA. Anche se hai in tutte e due un fucile in mano, spari, eccetera. Ma sono talmente diversi per filosofia che è come mettere in mezzo FIFA e Flight Simulator, No, praticamente. beh, ma sai, io pensavo di più a certi giochi che sono usciti negli ultimi anni, non so, ad esempio un Super Meat Boy che riprende estetica, meccaniche, non so, dei platform 2D classici, però poi in realtà fa proprio un'altra cosa. Cioè, come per dire, ok, ragazzi, io riprendo da qui, cioè da voi, dove siete andati avanti, e gioco col linguaggio, faccio tutto. Mi chiedevo se questo No, qua no, invece no, fosse questo così è consapevole. no. È proprio un Guarda, voler fare un Wrath, omaggio a se quel tipo usciva di. 20 anni fa, se ne parlava probabilmente come oggi si parla di Quake. Ok. È esattamente la stessa cosa, no? Non prende in giro lo stile, non fa neanche dell'ironia o altro. È come se avessero preso un gioco del 1990 e l'avessero portato ad oggi, né Quindi è più né meno. tipo, non so, un esercizio di stile. Sì, oppure appunto come dicevo, operazione nostalgia o un rimando al passato, quant'altro. Fatto bene, fatto benissimo. Però mi chiedo sempre quando vengono fatte queste operazioni,
quale sia la scala dell'interesse che ci possa essere. Anche Ion Maiden, per dire, è fatto benissimo, riprende benissimo le tematiche di Duke Nukem. Magari non è perfetto, le armi non mi avevano convinto moltissimo in quel gioco. Però qual è stato davvero il successo che ha avuto? O quanto è stato giocato? È quello più che altro che vado ad interrogarmi, perché sembra quasi che sia un gioco che chissà che gli piace già lo sa. Mentre a un giocatore moderno si trova davanti a una grafica vecchia, un gameplay che per un giocatore nuovo di oggi è del tutto alieno. È per quello che mi lascia magari perplesso. E che da un lato è anche un peccato, perché come gioco in sé è assolutamente ben fatto. È l'interesse e il successo che può avere che mi lasciano magari qualche interrogativo. Magari anche con un po' d'amarezza di fondo, sto dicendo questo. Ho capito, ho capito. In realtà, cioè, spiace in effetti che la gente non dia importanza, diciamo, a una cosa che tutto sommato non è l'operazione nostalgia. In realtà però funziona bene ed è fatta con Guarda, amore. andando un attimo su un genere su cui sono un po' più preparato anche, prendi anche, che so, Pillars of Eternity. Ok, adesso stiamo parlando di giochi di ruolo che non c'entrano niente con gli sparatutto in prima persona. La versione per PC ha venduto, mi sembra, un milione e mezzo di copie. Potrebbero essere anche di più, ma non è quello tanto quello l'importante. Hanno provato a convertirlo per console e ne hanno vendute 10.000 copie, mi sembra. Praticamente zero. È quell'esempio in cui praticamente prendi un gioco che è bello, è ben fatto, avrebbe avuto successo in passato, ma se lo metti indirizzato ai giocatori moderni di oggi non ha successo. Ok, ho capito, quindi si rivolge proprio ai veterani, però. Esatto. Che poi magari probabilmente se c'è un vero appassionato di Quake o altro, neanche gli servo io che gli dico: guarda, c'è questa cosa che è già figa. Ovviamente lo sapeva prima ancora di me che usciva questo Wrath. È un po' la particolarità di questi giochi che sono fatti proprio per una nicchia di super appassionati. Se io dico è d'azione, è frenetico, ci sono le armi fighe, non devi andare lento, ma ti devi saper muovere per evitare i colpi, ammazzarli, prendere rapidamente power-up e altro. Non dico niente che non sia già noto a chi è interessato già a questo gioco, fondamentalmente. A chi invece non ha vissuto quell'epoca, che cosa potrei dirgli? Che in realtà vale la pena provarlo, in realtà, perché erano bei giochi fatti bene, anche in sé per sé. Magari potrebbero scoprire che vale la pena ributtarsi in qualcosa che andava di moda un tempo e che oggi è diventata una cosa decisamente più rara. Ho capito. Va bene. Vuoi aggiungere qualcos'altro o diciamo hai esaurito le tue considerazioni? No, direi che quello che dovevo dire a riguardo l'ho detto. Non c'è ancora una data d'uscita, giusto? No, O ancora già no, no, non si si. parla di La pagina 2020. di Steam c'è una scaletta abbastanza precisa di quello che vogliono aggiungere, man mano che vanno avanti, però delle date scritte su pietra ancora non ci sono. Va bene, allora resteremo in attesa di notizie, direi che è tutto con questa sala giochi, grazie mille Andrea per Figurati, le ciao. Grazie a te, ciao. considerazioni e grazie a tutti per aver ascoltato diciamo di roba diciamo da noi vecchi, ecco. Alla prossima e ciao! Ciao a tutti.